A Bordighera si può visitare la mostra di fotografie, paesaggi urbani, in esposizione in via al mercato numero 8, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 17 alle 19. L'ingresso è libero, ce ne parla Giorgio Loreti. Fino alla prima decade di dicembre, anche se gli ultimi 10 giorni non corrispondono alla comunicazione che ho fatto, ai manifesti, agli inviti, che stabiliscono, come lei sa, il 30 di novembre, l'ultimo giorno. In realtà noi teniamo sempre aperte le piccole manifestazioni che facciamo, anche oltre la data di chiusura, perché ci fa piacere anche vedere che qualcuno dice: oh, meno male, l'avevo persa questa manifestazione, questa esposizione, questa mostra. Meno male che l'avete ancora allestita, ecco, è aperta al pubblico dalle 17 alle 19. Però se qualcuno volesse in ore diverse, ha solo da telefonarmi, si può anche vedere di mattina, anche nel primo pomeriggio, ma verrei apposta ad aprire, non ci sono problemi. Loreti si trova anche sull'elenco telefonico, quindi sono solo io, non c'è problema. Se qualcuno mi comunicasse questo, io sarei molto contento anche a... Sì, se qualcuno venisse anche ad orari diversi. Però devo aprire, mentre dalle 17 alle 19 è sempre aperto, ecco, è garantito, assicurato. Ecco. Nella mostra si vedono immagini di una città europea, e questo è in fondo come ho scritto nel piccolo pieghevole, è il desiderio di rendere quasi familiare anche città non italiane, e diciamo nello spirito di essere cittadini europei, non di essere solo cittadini italiani, ecco, perché ormai ci sentiamo tutti più europei, non parliamo dei giovani poi, che diciamo per motivi di studio, di lavoro e anche di esperienze, di vita, ormai sono cittadini europei, viaggiano soprattutto in Europa, ma anche all'estero, anche oltre. Ecco, e il motivo è quello di rendere familiare, se fosse possibile, l'immagine di città non italiane, ma che ormai fanno parte un po' del vissuto di tanti giovani che hanno fortunatamente la possibilità di essere, di viaggiare, ecco, e di conoscere l'Europa.